Rapino, occhio! Sì, occhio! Occhio agli ostacoli, ai pericoli, alle cattive compagnie, ma principalmente occhio a non ferire i sentimenti più puri, come quelli della famiglia. Ho visto un uomo che da solo vive bene, ne ho visto un altro che bambini non vorrà. Nessun monello che problemi gli darà, nessuna gioia che gli riempie il cuore. Un bel bambino per me può certo bastare, un bel bambino che poi io possa davvero amare. Capelli ricci da pettinare, nasino piccolo da poter soffiare, un bel bambino per me, tutto per me. Quando il bambino tu stavi aspettando, il tuo cuore ti stava scoppiando, la tua mente stava vacillando e tu eri impaziente, maschio femminuccio uguale, bianco, nero, giallo, geppo, hai risolto un gran problema e va bene così, ma ora ne affrontere mille. Che confusione che c'è nel mio cervello, sarà per caso che sono molto monello. Io studio poco, penso solo a giocare, non vado a scuola, mi piace trastullare. Aggiungi un banco in aula che c'è un alunno in più, se sfoderi un sorriso lo accoglierà di più. In classe questo serve, ci vuole armonia, per te è un nuovo amico e vuole compagnia. Se il gruppo classe aumenta, aumenta la allegria. Sono le 8, non si muove una foglia, di andare a scuola, non ne ho proprio voglia. C'è un grande sole, io che sono spavaldo, non voglio sprecare sto magnifico caldo. Dammi i tuoi libri che mi li nascondo, corriamo insieme alla conquista del mondo. Ma com'è bello marinare questa scuola, sei noiosa, mentre in giro noi possiamo fare ogni cosa. Penso che un gioco così tu non l'hai visto mai, sono migliaia le possibilità che tu hai. E mentre scegli un bel gioco che già ti appassiona, ne scopri un altro che sembra una storia più buona. Giocare, sfidare, GTA, che spasso mi dà, nessuno mai mi batterà. Siamo due bulli noi, ed in giro ce ne andiamo a fare danni. Da bravi bulli noi, con la prepotenza poi facciamo malanni. E non c'è modo di fermare questa nostra malattia che ci sta portando via. Attento stai a te, noi non ci fermeremo finché non otterremo, finché distruggeremo. Ci sono delle persone che sono disponibili per te, ti amano e tu lo sai perché sono la tua famiglia.